è l'ingresso, the best in the world, FMO. Perdere un'altra volta? No, non ci siamo proprio. Vincere? Sì, probabile. Non impossibile, si può fare. Questo è quello che dovrebbe pensare FMO. Dovrebbe pensare a vincere, perché insomma perdere di nuovo sarebbe come dire FMO 2-0. Siamo tutti pronti per il main event, nessuna traccia di Bernie adesso. Ho parlato del diavolo e mi spuntano le corna. Spunta Bernie, che si mette come prima venda al tavolo di commento. Può partire subito FMO, assalto su Carafa, che subito è stordito. FMO lo prende, oh, powerbomb in arrivo. Carafa viene preso, anzi shoulder breaker da parte di FMO, che poi esulta. Subito do un grande inizio da parte di FMO, però respinge benissimo Carafa con questa testata. E poi back suplex da parte di Domenico Carafa, lottatore secondo me che può far benissimo in questa federazione, in questa, anzi in questa WWE Universal. Però attenzione, neckbreaker di FMO, che dice io sono il vero migliore al mondo, voi non potete farmi nulla. Ma allora respinge l'assalto Carafa e dice no, prenditi questo neckbreaker mio, poi vediamo un po' se tu non puoi fare, puoi fare tutto e io non posso fare nulla. Anche perché dire così a Carafa è come dire a un bambino di essere un mostro, a un bambino appena nato di essere un mostro, insomma. Oh, fermalo però, lo mette lì. Oh mio Dio, dal drag dal paletto. Questa è una bella manovra, questa è davvero una bella manovra di FMO. Ora prova a correre, braccio teso, una volta. Ancora, stavolta però esagera, stavolta esagera. Infatti attenzione qui, backside slam di Carafa. Però con FMO, con una Berniglia, Carafa deve stare attento, un po' come prima con Ben, no? Attenzione, Carafa lo prende, mica tu driver, attenzione, che bella manovra quella di Carafa. FMO ancora ci prova, braccio teso, eh sì, attenzione, lo lancia le corde, no, ribalta tutto Carafa, è bravissimo FMO qui, attenzione FMO, attenzione FMO, jumping neck breaker, l'avevo visto, un zig zag, che FMO, che va a chiudere, uno, due, no, soltanto contro i due, maledetto conto di due, di FMO, oh, Carafa va a segno col big boot intanto. Carafa andrà a segno con il big boot. Questa è una manovra bellissima, che eseguita anche in corsa. FMO dice no, bello, io me ne vado. Oh, oh, siamo al tavolo dei commentatori, c'è Bernie di vicino. Tanto Carafa qui gli fa sbattere la testa FMO. E poi backdrop, sono vicino al tavolo, poi FMO rischiava, se fosse stato almeno un paio di metri più dietro avremmo incassato un backdrop sul tavolo. Attenzione, elbow drop ancora. Carafa qui, attenzione Carafa. Oh, lo solleva. FMO qui è stordito. Dead Valley Driver. Eh sì, Dead Valley Driver. Qui a segno. Qua può chiudere il match Carafa. Può chiudere il match Carafa. Invece no, German Suplex anticipato. Anticipato. Attenzione. FMO, big boot, ma vuoto. E allora la segna FMO ancora. Dov'è FMO? Sembra uscire da ringa. Va a sparecchiare il tavolo di commento. Attenzione, Carafa qui, ancora lui, attenzione, invece FMO. Cosa fa? Attenzione qui. Oh, FMO lo prende, scalcascia il fare sul tavolo addirittura. Invece no, Carafa è bravissimo qui. Siamo vicini a Bernie. Siamo vicini a Bernie. Eh sì. Bernie lì, attenzione intanto. Siamo a 6, qui FMO potrebbe perdere per conteggio fuori.
succede? C'è Bernie e distrae Carafa qui e fa le spalle come prima con McDog. E attenzione, FMO qui ne deve approfittare, dai. FMO qui ne deve approfittare. E invece no, sbaglia tutto. Ma dai FMO. No, dai, non è possibile perdere ancora una volta così. Non è possibile. Andrà a segno, no, sbaglia tutto. È incredibile. Domenico Carafa qui l'ha fatta troppo opere. L'ha fatta fuori. Che crash i pedali. Ma vuoto, attenzione. Ancora, ci provo di nuovo, continuo come prima. Incredibile. E stavolta FMO può chiudere il match, stavolta può chiuderlo. Skycrash i pedali. No, non ci credo. Lo va a chiudere. 1, 2 e 3. No, c'è Carafa, c'è ancora. E attenzione, allora, Shoulder Breaker, sì. A segno, prova di nuovo la chiusura. 1, 2. No, stavolta non c'è prova. Allora Big Boot. Oh, FMO aspetta che si rialzi. Drone kick. Ma va vuoto. Ed ora Carafa vuole chiudere il match. Ed ora c'è. Eh sì, andrà a chiudere con la sua powerbomb preferita. Mamma mia, qui FMO devastato. Non c'è più scampo per FMO. Bernie lì a guardare. Neanche con interferenza FMO sta saputo vincere. 1, 2 e 3. Domenico Carafa vince dunque il match che lo vedeva opposto a FMO, nonostante l'interferenza di Bernie. Insomma, FMO non è riuscito a vincere anche quest'oggi. Dai, non è possibile. Sì, ci sono stati parecchi counter, cioè parecchi ribaltamenti di fronte. Alla fine ha vinto la tenacia di Domenico Carafa, che per il mio resta e è il numero a contendere al titolo di Bernie che lo guarda da lontano, però non lo interviene. Carafa che si prende ora lui l'uscita della ribalta, però ormai è chiaro, tra qualche settimana ci sarà lo scontro per il titolo WBF tra due. E con queste immagini penso che sia davvero tutto. L'appuntamento è alla prossima, amici. Ciao.